Oggi la presentazione del Salone del Mobile Milano. Se doveste definire questa nuova edizione con un aggettivo, come la definirebbe? Quali sono le novità? Ma credo che non ci siano novità, è una continuità, cercando di mettere le parole importanti e mettere i punti importanti che fanno la differenza fra la nostra manifestazione e il resto delle manifestazioni nel mondo. Quindi abbiamo cercato di mettere una sottolineatura su quelli che sono i punti di forza che abbiamo, in modo da preservarli e semmai migliorarli, perché è chiaro che non si può mai fermarsi, bisogna sempre andare avanti, c'è sempre un'evoluzione, ma dobbiamo partire dai nostri punti di forza che fanno la differenza. Quest'anno ci sono le due biennali che comunque tornano e che sono sempre con la cucina soprattutto di grande traino. Cosa vi aspettate? Ma quando ci sono le biennali cucina e bagno c'è più gente, attraggono più gente, però credo che ci aspettiamo sempre meglio, ma non tanto, io non guardo tanto la quantità, se sono 300.000, 350.000, io guardo molto la qualità. Abbiamo bisogno di attirare le persone più importanti, le persone di qualità, i migliori giornalisti, i migliori bias, e i migliori critici, i migliori imprenditori. Abbiamo bisogno di qualità, oggi il mondo si regge sulla qualità e noi facendo l'esposizione al Salone dobbiamo mostrare qualità, ma ci aspettiamo anche la qualità degli interlocutori che verranno al Salone del Mobile e intorno a Milano. Uno dei temi del manifesto è Milano al centro. Milano è capace di attrarre, sta evolvendo, sta crescendo, come vede, la vede dal suo punto di vista? Benissimo, abbiamo parlato tutto il giorno di questo Milano al centro col sindaco, siamo d'accordo, lavoriamo in sintonia, Milano sicuramente, specialmente dopo l'Expo, è diventata una città fantastica, il Salone del Mobile è il momento più attrattivo, è la settimana più attrattiva, abbiamo bisogno noi di Milano, abbiamo bisogno delle istituzioni, abbiamo bisogno della cultura, abbiamo bisogno delle scuole, abbiamo bisogno degli eventi che vengono, infatti c'era il soprintendente della Scala qua e questo mi riempie di gioia, perché vuol dire fare sistema, senza cultura non si va da nessuna parte. Il progetto è cultura, tutte le scuole, tutti i designer italiani e stranieri che vengono a lavorare a Milano ci permettono di avere questa grande settimana. Una cosa che è emersa però durante la mattinata è che a Milano manca ancora un museo, se volete chiamarlo museo del design. A che punto siamo? Ma questa è una cosa in più, stiamo discutendo in queste ultime settimane di questa cosa, io ce l'ho nel cuore da tanto tempo, penso che Milano assolutamente si merita un museo del design, dobbiamo essere noi a avere il museo più bello del mondo e dobbiamo partire, dobbiamo farlo, dobbiamo avere delle persone che lo curano. Penso che la triennale è la più dotata per avere la gestione di questo museo del design. Spero che pubblico e privato riescano a trovare le energie per poterlo fare, mi sembra che questo sia il momento giusto. Allora, questo salone, lo diceva anche il Presidente Lutti, è un emblema molto forte di come questa città può fare sistema. È forse il più visibile, però è uno degli esempi del mutuo interesse che c'è tra il Comune e chi organizza eventi o si fa promotore di iniziative, cioè il Salone senza Milano non avrebbe senso, ma ormai Milano senza Salone perderebbe qualcosa di importante. Poi nei numeri ovviamente stiamo parlando di un evento importantissimo, 300.000 visitatori per l'economia milanese, per la vita milanese sono assolutamente molto molto importanti. È un salone anche che permea tutta la città, insomma non è coinvolto soltanto il centro, anche zone meno centrali, è stato un esempio per altre manifestazioni che poi si sono aperte alla città. Sicuramente, poi ovviamente c'è la fatica di gestire un sistema che è complesso, che in parte è governato, in parte anche un po' libero, per cui ogni anno ci poniamo il tema di come cercare di dare una regia il meglio possibile appunto al Salone. Però certamente è stato un modello, credo che anche il grande sistema della moda qualcosa abbia preso appunto dal design. Io ho visto nell'ultima edizione, nell'ultima settimana, un grandissimo miglioramento, però certamente pionieristico.